Marcello Creti, uno straordinario personaggio dei nostri tempi, seconda edizione a cura di Daniela Frattura. Ero ospite nella casa di campagna di un ingegnere sempre nel Lazio. Mentre riposavo su una poltrona, sognai di trovarmi in un'antica villa romana. Ero in un grande giardino e tra il verde vedevo statue bellissime. Al risveglio raccontai il sogno. Probabilmente al tempo dei Romani in questo luogo sorgeva una villa, dissi. Quel mio amico mi conosceva bene e sapeva che le visioni dei miei sogni hanno sempre un riscontro preciso nella realtà. Alcuni giorni dopo fece arrivare delle ruspe e cominciò a scavare. Rovesciò il giardino, ma non trovò niente. Allora abbatté la casa, era una grande e bella casa colonica, ma quell'ingegnere non esitò a sacrificarla. Sotto trovò i resti di una stupenda villa romana con diverse statue e molti altri preziosi reperti archeologici. Quando seppi di questa storia lo rimproverai. Avrei potuto sbagliarmi, dissi. No, no, rispose l'ingegnere. Ero certo che non ti eri sbagliato. I tuoi sogni sono sempre infallibili. La gente è fanatica, continua a dire Marcello Creti. Per questo devo essere prudente e parlare poco. Io so di avere certi poteri e nella mia vita ho avuto migliaia di prove che queste facoltà non sbagliano. Eppure, ogni volta che si presenta il fenomeno dubito, cerco di verificarlo solo per una curiosità quasi morbosa di sapere se realmente anche in quell'occasione ho visto giusto. Il risultato positivo mi lascia sempre fortemente meravigliato.